Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Abbiamo ascoltato questa parola di Dio che oggi la Chiesa ci consegna, che se la ascoltiamo con attenzione, risulta essere una parola un po' contraddittoria. Perché? Perché Gesù entra e dà questo annuncio: vi lascio la pace. Vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Quindi, però ecco, la prima lettura che abbiamo ascoltato, che è tratta dagli Atti degli Apostoli, che è quel libro nella Bibbia che racconta, potremmo dire, i primi passi della Chiesa, racconta i primi fatti che hanno caratterizzato la vita della Chiesa, ci racconta questa lettura che abbiamo ascoltato tutt'altro che pace. Perché abbiamo ascoltato che addirittura si parla della lapidazione di Paolo e poi a un certo punto si sottolinea e si dice che la Chiesa cresceva tra grandi tribolazioni. Quindi capite un po' che c'è un po' di contraddizione, come Gesù annuncia la pace e poco dopo questi poveretti si trovano ad affrontare una situazione drammatica, altro che pace. In realtà questa contraddizione è un po' qualcosa che ci portiamo dentro di noi, no? Questo ne facciamo esperienza tutti, dobbiamo essere sinceri, no? Quando a volte nella nostra vita sperimentiamo situazioni di difficoltà, situazioni, non so, di malattia o di problemi comunque, in noi scatta subito una cosa, diciamo al Signore perché? Come tu mi parli di amore, mi parli di pace, e poi nei fatti, nella vita di ogni giorno, io mi trovo a dover affrontare tante situazioni che invece la pace me la tolgono. Perché, Signore, no? A volte in noi c'è questo grido che nasce da questa, potremmo dire, contraddizione, ma in realtà non c'è nessuna contraddizione. Perché? Perché la pace che il Signore consegna ai discepoli e che consegna, potremmo dire, stasera a ciascuno di noi, non ha niente a che vedere con la pace che pensiamo noi, no? Con questa, lo sappiamo, con questa assenza di conflittualità, non è questa la pace che Gesù viene a consegnare. Ma è un altro tipo di pace che nella Bibbia viene chiamato shalom. Che cos'è lo shalom? Non è l'assenza di guerra, anche, ma lo shalom, la pace per gli ebrei, e quindi anche il senso che, con cui Gesù, che il senso cui lo utilizza Gesù, è qualcosa di molto più importante, perché era la condizione che l'uomo viveva, potremmo dire, nel paradiso terrestre prima del peccato originale. La pace, lo shalom, era questa condizione di piena comunione che l'uomo viveva con Dio, che l'uomo viveva con se stesso e con gli altri. Quindi Gesù sta dicendo ai discepoli, quindi dice a noi: io vi sto riportando a quella che era la condizione dell'uomo così come l'ha pensato Dio da sempre, una condizione di comunione con Lui anzitutto. Ecco cos'è la pace. La pace è questa comunione profonda con Lui, perché se noi viviamo questa comunione profonda con il Signore, di conseguenza noi riusciremo ad affrontare qualsiasi situazione, anche le più brutte. Ecco la pace. Quando noi viviamo questa comunione con il Signore, da qui scaturisce la pace, quindi quella serenità che ci permette di affrontare anche le situazioni più difficili con una certezza che quella situazione difficile che noi stiamo affrontando non è una situazione in cui c'è l'assenza di Dio, ma al contrario,
quando noi viviamo questa comunione con il Signore, noi saremo capaci di vedere i suoi passi in qualsiasi situazione della nostra vita, anche in quelle più brutte. Ecco dove sta il segreto della pace che il Signore ci consegna. Infatti, mi colpiva una cosa che nella prima lettura, Luca, scrivendo gli Atti degli Apostoli, sottolinea sì le varie difficoltà, però a un certo punto dice: la Chiesa viveva la tribolazione, ma cresceva. Questo è l'atteggiamento che a noi manca molte volte, che ci toglie la pace. Che noi quando sperimentiamo nella nostra vita la tribolazione, la cosa che ci viene più automatica è quella di subito attaccare il Signore, no? E di dire: ma che fine hai fatto? Non me lo meritavo, ma come, io ti prego sempre, tu ti comporti così con me. Quindi l'atteggiamento che noi abbiamo è subito un atteggiamento di rabbia. Invece, ecco, la parola di Dio oggi ci invita a cambiare sguardo e quindi anziché prendercela con il Signore, quindi assumere un atteggiamento che ci toglie la pace, quello che noi dobbiamo fare invece è quello di cercare di vedere la presenza di Dio che c'è. Penso che ciascuno di noi può dire, no? Magari col senno di poi, dopo aver vissuto una situazione difficile nella propria vita, poi magari fa memoria e dice: ma effettivamente il Signore mi ha aiutato, effettivamente io lì in quella situazione mi potevo andare peggio, lì ho fatto esperienza di Dio. Perché? Perché questo è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere, è quell'atteggiamento che ci permette di camminare sulle acque, come ha fatto Pietro, di non lasciarci schiacciare dalle difficoltà, ma di camminarci sopra nella certezza che non siamo soli, che il Signore ci conduce, no? Mi veniva oggi in mente, mentre pensavo a questo fatto, qualche giorno fa, siamo stati a Paola, Madre Maria ci ha parlato un po' della storia di San Francesco di Paola, no? E pensavo al fatto, l'episodio più famoso di San Francesco, che a un certo punto San Francesco non aveva soldi, doveva venire a Milano, non sapeva come fare, e quindi ha chiesto a uno, un barcaiolo lì a Catona, Calabria, se lo faceva passare, lui gli ha detto di no. E San Francesco non si è scoraggiato in quella situazione, ma ha steso il mantello sul mare e l'ha attraversato, è arrivato a Messina. Questa cosa mi ha fatto pensare, cioè San Francesco se la poteva prendere con il Signore, ma come? Io sto facendo la tua volontà, sto cercando di servirti e tu continuamente mi crei ostacoli. San Francesco poteva benissimo fare così. Invece no, lui in quella situazione di tribolazione si è fidato di Dio, ha cercato di vedere, ha visto la presenza di Dio e ha steso il mantello. E il Signore l'ha condotto, ecco, l'ha accompagnato. Quindi questo è quell'atteggiamento che oggi il Signore ci chiede di assumere, no? Un po' di stendere il mantello, i nostri mantelli, potremmo dire, su quelle che sono le nostre difficoltà, sulle nostre tribolazioni e insieme a Lui, ecco, lasciarci guidare da Lui e camminarci sopra, nella certezza che Lui è con noi. Se noi abbiamo questa certezza, qualsiasi sia la tribolazione che noi stiamo vivendo, però sicuramente la potremo affrontare nella serenità e nella pace. Sia lodato Gesù Cristo.